abbiamo portato il progetto Planet, il progetto Fontana, e ci siamo divisi in 5 gruppi: terra, territorio, energia, aria e acqua. Io sono Martina, faccio parte del gruppo Terra. Abbiamo approfondito la costruzione del parco per gli alcuni bimbi giacinti e abbiamo intervistato l'ex assessore ambiente con questo gruppo. Io sono Manila, con il gruppo dell'energia, e con il gruppo abbiamo approfondito la costruzione della linea transita di Palma e abbiamo intervistato il professore e il vice sindaco di Lorenzo. Io sono Ilaria del gruppo Acqua e insieme al gruppo ci siamo interessati all'intervista di Saonara e abbiamo intervistato il sindaco Walter Stefano. Io sono Pietro del gruppo Aria e il nostro gruppo si è interessato alle limitazioni del traffico nella città di Padova. Abbiamo intervistato il professore di ingegneria meccanica Vittorio Patrocchi. Io sono Riccardo del gruppo Territorio e con il mio gruppo abbiamo approfondito la ristrutturazione del tetto della scuola e abbiamo intervistato la collaboratrice scolastica Marta Leonese. Ci troviamo qua oggi nel liceo scientifico e linguistico Alvise Cornaro a intervistare la collaboratrice scolastica Marta. Faremo oggi qualche domanda sui lavori che si sono svolti in questa scuola negli ultimi mesi. Il tetto terrazzato ha sempre dato dei problemi quando pioveva, per cui ci trovavamo magari alla mattina con chiazze di acqua o chiazze scure. Ma quindi si sapeva da tanto tempo che c'erano questi problemi? Sì. Il problema è che il tetto fosse sempre stato un po'... cioè la situazione, invece di prendere in mano definitivamente, si tamponava. Mm-hmm. C'è questo pezzo qua, diciamo, un lato della scuola aveva il problema dell'acqua e dell'infiltrazione, sistemiamo quel lato lì. Lasciamo perdere magari l'altro lato. Quindi in poche parole, cioè, è sempre stato fatto un pezzo e poi un altro. Sì, diciamo che no, hanno anche cercato di farlo tutto sistemando, togliendo proprio la guaina che era, diciamo, la protezione al tetto. E però nel togliere questa guaina, non so poi insieme cosa è successo, e non so perché poi comunque le infiltrazioni di acqua c'erano, e con le belle macchie che vedete di marrone che si vede poi sul soffitto. E quando ci sono, diciamo, presentati i problemi che hanno, diciamo, riparato quest'anno? Allora, i problemi si sono presentati con le prime piogge. Praticamente quando gli operai hanno scoperchiato il tetto, hanno tolto quello che dovevano togliere, quello che era marcio, quello che era rovinato e quant'altro, finché ci sono state belle giornate soleggiate, nessun problema. Con le prime piogge ha cominciato il problema dell'infiltrazione dell'acqua e ci siamo trovati con acqua all'interno della scuola. Questa è l'area di Saonara, questa è la banchina, qui noi abbiamo posto 13 attrezzi ginnici e questa è tutta la vegetazione spontanea che è nata nelle banchine dell'idrovia, insomma, per cui sparirebbe il boschetto, che è un'area però molto limitata. Però abbiamo piantumato anche diverse essenze arboree nel tratto verso Vigo Novo, per cui si spostano quelle piante lì e di fatto, insomma, non succede niente, che noi come comune di Saonara andremo a realizzare lungo l'idrovia proprio un grande parco urbano, quello urbano, di circa 70.000 metri quadrati, vuol dire la dimensione di 10 campi di calcio, insomma, per intendersi, proprio per avere un polmone di verde particolarmente significativo, per cui perderemo il boschetto che è poco più di 2.000 metri sarà, e andiamo a realizzare 70.000, insomma, di... Secondo lei questo polmone verde sulla città influirebbe molto? Non so dirti quanto influirebbe, sicuramente su Saonara sarebbe molto importante. La nostra utilità principale è ai fini della salvaguardia idraulica di un territorio che è estremamente antropizzato, quindi dove abbiamo tra l'altro una delle più grandi zone industriali d'Italia, 1.500 aziende, 25.000 addetti dell'Università di Padova. Oggi pensare a questo territorio, che è uno dei più industrializzati d'Europa, no?
e pensare che è doveroso metterci in sicurezza per evitare che ci siano esondazioni rovinose, secondo me è una grandissima importanza. No, ci troviamo in corrispondenza del luogo dove è stato posizionato uno dei cartelli, dei tanti cartelli che sono stati utilizzati dal Comune di Padova per indicare le misure di limitazione del traffico. Allora, sotto i modelli di limitazione del traffico c'è scritto eccetto autorizzati. Questo significa che chiunque partecipi a una manifestazione sportiva o un altro tipo di manifestazione, oppure sia residente, che ne so, in una di quelle case là, per esempio, può farsi dare un'autorizzazione che nel caso in cui tu venga fermato da un'auto della polizia in un periodo di limitazione del traffico, ti vale come lascia passare. Allora, intanto dobbiamo dire che questa limitazione del traffico non è niente di tipico padovano, ma viene fatto a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale. Cioè quello che viene fatto a Padova viene fatto a Vicenza, a Verona e anche a Milano e a Torino. Allora, i criteri con cui vengono valutate le percentuali di inquinamento dovute a un autoveicolo sono standard e tentano di essere simulare con buona approssimazione l'uso dell'autoveicolo in una certa distanza per tot chilometri. La costruzione della linea di un tram è più vantaggiosa parlando di fonti energetiche rispetto ad altri mezzi di trasporto? Non sarebbe stato più comodo aggiungere un autobus di linea? Ecco, questo è un tema interessante. In termini di alimentazione, un tram è alimentato da energia elettrica. E l'energia elettrica è un vettore molto flessibile, perché la possiamo produrre in tanti modi. La possiamo produrre con il carbone, e quindi costa poco, ma ha un forte impatto sull'ambiente, la possiamo produrre con il fotovoltaico, costa un po' di più del carbone, però dal punto di vista ambientale ha delle prestazioni completamente diverse. In prospettiva credo che avere un sistema che utilizza un vettore così flessibile sia estremamente utile rispetto per esempio a un autobus a gasolio, che quando lo acquistiamo dovrebbe andare a gasolio e non è che si possa cambiare la fonte. L'obiettivo è di appaltare i lavori entro la fine del 2020 per gestire i cantieri nel 2021 e in parte nel 2022. E quindi adesso il nostro obiettivo è tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 iniziare l'attività commerciale. Il luogo dove è stato costruito il parco era un terreno edificabile? Ecco, questo è l'esempio di una delle norme urbanistiche che esistono e che rendono possibile il recupero del territorio e lo sviluppo di aree verdi. Di fronte ad aree edificabili, si chiamano progetti urbanistici attuativi, di fronte a aree edificabili private, il comune in questo caso impone l'obbligo della cessione della più grande parte di quell'area, quindi semplicemente per farci capire, su tutta l'area dice costruisci solo sul 20-25% di quell'area, con questo indice di cubatura, con questo indice di costruzione, la rimanente parte, quindi il 70-75-80% va in base agli accordi, che non è mai sotto il 70%, viene ceduta al comune, quindi diventa area pubblica, con l'obbligo di trasformarla in area verde. Quali sono i riferimenti di cui si tiene conto durante la costruzione di un parco? Beh, sicuramente l'agibilità. Partiamo dal fatto che il parco deve essere agibile da tutti, quindi non solo da bambini e adulti, ma anche da disabili. Quindi i percorsi e le aree di sosta e di fermata devono essere agibili per tutti, gli angoli per i bambini, quindi con le parti, le giostre, le giostrine, le aree di svago, la possibilità
per le famiglie, per le mamme, per i papà di potersi soffermare e anche socializzare, perché se voi vedete i parchi sono sempre fatti con un viale e poi con delle aree che si allargano, dove ci sono le panchine, che si può, quasi una piccola piazza, no? Dove si può socializzare. E cosa importante, che è un effetto un po' degli ultimi anni, si tende a costruire sempre l'area cani. E alcuni parchi durante la notte vengono chiusi, mentre altri vengono lasciati aperti sempre. Qual è per lei la soluzione migliore? Idealmente lasciati aperti. Idealmente. Purtroppo dobbiamo adeguarci ai tempi, che sono quelli della difficoltà di governo delle aree verdi, della sicurezza, delle cattive persone che utilizzano troppo spesso i parchi come punto di incontro per le loro cattive azioni. Ci sono poi delle aree più soggette a queste frequentazioni, altre meno soggette. È soddisfatto del lavoro tenuto nei parchi? Sono soddisfatto del lavoro che si è fatto nei parchi a Padova nel corso degli anni, indipendentemente da chi ha governato la città, perché c'è comunque un sentire comune che si è sviluppato negli ultimi 20 anni, che è l'ambiente. E quindi chiunque ha governato la città nel momento in cui l'ha governata ha tenuto sempre quel percorso che si è segnato di questa sensibilità, e che è quello di salvaguardare l'ambiente, difendere l'ambiente, creare i parchi e manutentarli, dare queste grandi aree verdi, questi spazi verdi alla città, ai suoi cittadini. È un onore inaugurare un parco, un onore inaugurare un'opera pubblica a servizio dei cittadini, è un onore vivere una città in questo modo.